Stasera siamo qui per fotografare l'EUR seguendo un po' le linee di un concorso di progettazione della luce che abbiamo recentemente lanciato. Urban Lightscape è un qualcosa che noi proponiamo non solo ad architetti, non solo a ingegneri, non solo a lighting designer, ma anche a ragazzi che hanno velleità artistiche, neolaureati e laureandi e che vogliono immaginare l'EUR dinamica, illuminata e nel modo più visionario possibile. I fotografi fanno delle foto che in qualche modo devono dare ispirazione a chi partecipa al main contest, cioè al concorso sulla luce, di individuare dei dettagli e degli elementi che possano creare ispirazione per il concorso. Parallelamente la stessa cosa la stiamo lanciando anche in qualsiasi altra città, una volta che ovviamente si è capito un po' come funziona l'EUR, e trovare delle immagini di questa città notturna che aiutino l'ispirazione di chi si cimenta in questo concorso di progettazione luminotecnica. Concorso è che sia Urban Lightscape, la luce come elemento di connessione tra passato, presente e futuro, e trovare degli elementi che secondo voi siano interessanti dal punto di vista non tanto del singolo oggetto, ma soprattutto di come il singolo oggetto si possa in qualche modo mettere in relazione con altri. L'ho studiato bene quando mi sono diplomato tanti anni fa, quindi è un quartiere che amo particolarmente. Per me rappresenta un tentativo di questa città di fare qualcosa che poteva essere veramente all'avanguardia, ma non c'è riuscita. Un quartiere distante, perché io abito da tutt'altra parte di Roma, però ha il suo fascino. A me non piaceva come quartiere. Però già stasera, diciamo, visto un'altra ottica anche a livello fotografico, è interessante, insomma. Io venivo da piccola al Laghetto e mi affascinava questo quartiere tutto omogeneo e tutto moderno. Però è vero, un sentimento un po' contrastante, perché da una parte ti affascina e dall'altra ti fa anche un po' paura perché è austero. Passato e futuro. Più al presente. Decisamente il passato per me invece. Passato sicuramente. Però passato con un occhio al futuro. Nicola simbolo proprio di l'epoca. L'epoca che rimane una storia. Beh, io il Colosseo quadrato, sì. Beh, il Luneur, noi che siamo di Roma ci avevamo il Luneur in testa una volta. Quando uno parla dell'Euro parla del Colosseo quadrato. Questa attività è nata nell'ambito di due realtà associative, il Consiglio Nazionale degli Architetti, che ha chiesto ad AIDI, Associazione Italiana di Illuminazione, di organizzare un concorso sulla progettazione della luce a Roma. Su questo si è poi innescato tutta una serie di interessi, tra cui primo tra tutti direi l'assessore Giovanni Caudo alla trasformazione urbana, al fine di trovare, diciamo, un tema di interesse comune dell'amministrazione capitolina, del mondo degli architetti e progettisti e di questo mondo meno noto dei lighting designer, che ovviamente ha interesse a uscire fuori e trovare le proprie connessioni con il mondo della progettazione più in generale.